questi avvenimenti negli ultimi 10 anni hanno colpito abbastanza la credibilità della Chiesa. Naturalmente questo è dovuto al fatto che c'è stata molta pubblicità su questo fronte, ma i fatti, sono stati riconosciuti, la Chiesa è intervenuta in un modo veramente anche forte, decisa, e io direi che si è messo poco in evidenza anche il fatto che questo numero è diciamo grave in sé, ma non è così grande se possiamo fare anche dei confronti, perché nella Chiesa naturalmente fa male che possano succedere queste cose, però non devono nemmeno pensare che i sacerdoti, i vescovi siano degli angeli, quindi possono anche peccare. Quello che è importante è riconoscere il peccato e poi mendersi, avere l'emendamento. Invece magari in altri ambienti non avviene questo. Allora noi, secondo la Chiesa come tale, ha voluto dare anche un esempio su questo. Riconosciamo che ci sono dei problemi, ci sono delle mele marce fra le buone, diciamo che ci sono e le mettiamo via. Avete sottolineato come controtestimonianza anche la mancata accoglienza dei divorziati, delle mamme single, quindi non solo. No, questo non è veramente come questo, cioè no, nel senso.